Buonasera, ben trovati alla nostra lettura della settimana. In sottofondo sentite mio figlio. Bene, come sempre le nostre tre scelte. Questa volta abbiamo lavanda, la miscela del respiro Air e Balsam Fire, la bete siberia, no, Siberian Fire. Pardon, la bete Bene, fate la vostra scelta, noi iniziamo subito dalla lettura generale. Eccoci qua la nostra stesa generale. Vediamo subito cosa abbiamo qui. Lo spirito della marmotta, è tempo di lasciare andare. E la miscela della luna, l'olio della vulnerabilità. Beh, che dire? Allora, la marmotta ci chiede di lasciare andare. La marmotta è un animale che si avventura fuori in primavera e se vede la propria ombra scappa. In qualche modo ci uh, chiede cosa continuiamo a tenere in vita. Cosa non siamo disposti a lasciare eh, per iniziare qualcosa di nuovo, per iniziare una nuova primavera dentro di noi? La primavera ormai alle porte si sta avvicinando. Eh, cosa continuiamo a trattenere che non ci serve più? L'olio della luna, la miscela della vulnerabilità, eh, ci chiede proprio di aprire il nostro cuore, il nostro intuito e lasciare che l'amore fluisca sia nel dare che nel ricevere. È un olio che ci mette davanti all'aspetto più fragile di noi, ma quell'aspetto più fragile di noi magari è anche la nostra forza, il nostro grande potere. Questa è una miscela che ci mette in contatto con i ritmi della luna e la luna decresce, lascia andare e poi torna a crescere, poi torna a iniziare qualcosa di nuovo. La luna lascia andare. Tutti i mesi qualcosa per poter riprendere a crescere. Ecco, noi dobbiamo imparare a seguire i suoi cicli e lasciare andare ciò che non serve più. Bene, e con questa stesa generale andiamo a vedere la nostra prima stesa. Eccoci la prima stesa per chi ha scelto la lavanda. La lavanda è l'olio della comunicazione, l'olio che ci mette in contatto con la parte più profonda di noi. Vediamo quale carta è uscita. È uscito il 4 di Coppe. Accompagnato dalla miscela della trasformazione del cambiamento, benissimo. Beh, il 4 di Coppe cosa ci indica? Guardiamolo attentamente: è una donna che guarda le coppe, guarda i suoi riconoscimenti, le sue qualità, i suoi talenti, eh, quello che ha con insoddisfazione, è come se cercasse eh, qualcos'altro perché quello che ha, seppur abbondante, non la soddisfa. E questa insoddisfazione le fa anche perdere di vista tutto ciò che ha. Vediamo qui uh, un uomo disposto a dargli una coppa, ma come se la sua insoddisfazione gli impedisse di vedere ciò che ha. È uh, proprio il, uh, il non sentire di avere mai abbastanza. E l'olio che viene in aiuto è l'olio della trasformazione, l'olio del cambiamento, rinnovo il corpo e lo spirito. E mi sento libera nel cambiamento. Eh, è un olio che ci fa trovare la capacità di trasformarci. Di ripulire le nostre cellule da questa insoddisfazione. E di accogliere sì la trasformazione. Eh, ma anche di accogliere quello che abbiamo. Di iniziare a riconoscere i tanti eh, doni che abbiamo nella nostra vita. E ci aiuta a lasciare andare le credenze... Uh, superate con le credenze che ci fanno dire no mi manca questo no per essere ufficio ho bisogno anche di questo perdendo di vista quello che abbiamo in realtà sotto gli occhi quindi questa settimana per chi ha scelto questa stesa il consiglio è fermati e ringrazia per quello che hai e osserva quello che già hai sì, Eccoci alla seconda stesa per chi ha scelto la miscela della respirazione, quella miscela che apre il chakra del cuore. Vediamo cosa c'è: un 6 di bastoni rovesciato, accompagnato dallo zenzero, l'olio della consapevolezza. Beh, che dire eh, nel 6 di bastoni, questo è mio figlio. Eh, notiamo eh, che c'è una grande. Eh, supremazia, una voglia di primeggiare sugli altri, una, una vanità, eh, una, un desiderio di eh, essere eh, di valore più degli altri, di volere in qualche modo avere eh, una sorta di supremazia sugli altri, eh, proprio di avidità, in qualche modo. E la miscela della respirazione che ci aiuta ad aprire il cuore, assieme allo zenzero, l'olio della consapevolezza, sono presente e partecipo alla vita con consapevolezza ci aiuta a lasciare andare questa avidità, questa invidia nei confronti degli altri, questo desiderio di in qualche modo essere superiori agli altri e ci fa prendere consapevolezza di cos'è veramente l'amore per se stessi e ehm, ci aiuta a eh, lasciare andare questo nervosismo, questa... Uh, desiderio di voler vincere a tutti i costi, di voler essere superiore agli altri e ci aiuta a uh, trovare la nostra centratura. Bene, adesso passiamo alla terza stesa. Eccoci la terza e ultima stesa. Per chi ha scelto il, il Balsam Fire, continua a confonderli sempre, ci sarà un perché. Eh, sono, eh, è un olio di eh, apertura, è un olio che ci permette di respirare meglio, in senso proprio eh, di apertura del cuore anche lui, fa un lavoro di questo tipo: la stella rovesciata, accompagnato dall'elicrisio, l'olio della serenità. Qui è veramente non riuscire a cogliere le opportunità della vita. Chi ha scelto questa stesa è chiuso in se stesso, è impossibilitato a vedere eh, la stella che brilla sopra di lui e che vuole mostrargli la via. È talmente preso nella sua sofferenza, nelle sue paure, che perde di vista eh, le grandi opportunità che invece l'universo gli sta dando. È l'olio della serenità. Lascio entrare la luce che sveglia la mia anima. Nell'ecrisi è un meraviglioso fiore giallo che ha il potere di rischiarare, di eh, rasserenare ogni situazione, no? come questa stella che cerca di mostrarsi a noi, ma noi non riusciamo a vederla. È perfetto, è proprio una situazione di vedo tutto buio, vedo tutto chiuso non riesco ad aprirmi, non riesco a trovare la strada per aprirmi. L'elicrisio ci dà una mano e accompagnato poi da questo meraviglioso olio che è un po' come eh, rinascere nel bosco, proprio come sentire eh, gli abeti, i pini, intorno a noi che eh, ci sostengono, ci fanno sentire radicati e allo stesso tempo illuminati dall'elicrisio che possiamo andare oltre. Questo momento di buio per andare a ritrovare la luce, e io con questa stesa chiudo la lettura di questa settimana. Vi do appuntamento a settimana prossima. Intanto, per chi fosse di Brescia, eh, domenica mi trovo al parco Ducos. Ciao a tutti!